Allora, in questo momento si sta giocando il futuro della Sardegna. Il fatto che questo poligono sospenda le attività sino a quando non sono stati trovati gli agenti killer si sta giocando in questo momento. Questo è il momento che richiede la massima vigilanza, la massima attenzione. È vero che si è mossa la procura di Lanusei, che sta facendo un ottimo lavoro, finalmente ha visto i morti, finalmente si sono visti i malati, e la prima istituzione che li vede e sta piano piano mettendo sotto sequestro questo poligono. Però sappiamo che in Italia una procura si ferma molto facilmente, basta trasferire il magistrato scomodo, e purtroppo ne abbiamo grandi esempi. Qui appunto dipende da noi la massima vigilanza, perché se è vero che sta facendo un buon lavoro, però non si può delegare alla magistratura. E questo è il momento in cui si gioca tutto. Sento parlare nuove indagini, e chi ce lo deve dire ancora? Ce l'ha detto una sentenza della magistratura che questo poligono uccide, ce l'ha detto la commissione d'inchiesta dell'uranio impoverito che questo poligono è equiparato ai teatri di guerra, che i pastori e gli agricoltori di questa zona sono equiparati ai militari che sono stati mandati nell'inferno radioattivo dei Balcani. Ce l'hanno detto le scoperte scientifiche. Cosa stanno aspettando? L'arcangelo Gabriele che glielo racconti? Brava! Basta! E non disperdiamoci in utopie, che cosa faremo quando il poligono chiude. Il poligono chiude e va bonificato. I tempi di bonifica purtroppo sono 30 anni di lavoro. Questi sono i nuovi posti di lavoro del domani. Purtroppo ne faremo a meno, però con questo dobbiamo fare i conti. È criminale, oggi come oggi, andare avanti con le fantasie, chi ci vuole fare l'ippodromo, chi ci vuole fare l'albergo, eccetera, eccetera. Sono decisioni che aspettano alle generazioni che oggi sono massimo alla scuola elementare. Il nostro compito, il compito di tutte le generazioni qui presenti, è costringerli alla bonifica. Alla Maddalena l'abbiamo visto, li abbiamo fatti scappare, però ci hanno lasciato una terra avvelenata. Ci hanno lasciato i morti per linfoma, per leucemia e i bambini malformati. L'esperienza della Maddalena deve insegnare sospensione e bonifica subito. Questi sono i posti di lavoro. Yeah.